Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Nel video di oggi vi porterò un nuovo pack dedicato a due mod in particolare. Abbiamo in questo pack Jiren Full Power Dio della Distruzione e Broly Full Power Dio della Distruzione. Allora, queste mod sono state fatte da un modder davvero bravissimo, ho già portato alcune delle sue mod tempo fa, vi metterò i link sotto nella descrizione delle altre sue mod. Allora, questi personaggi sono fatti veramente, veramente benissimo, hanno tecniche custom, moveset custom, ma soprattutto sono fantastiche ragazzi. Allora, andiamo a vedere gli attacchi con Broly Full Power Dio della Distruzione. Abbiamo carica gigante, Destructive Shell, Destructive Fessor, carica massima, Destructive Meteor, Destructive Roar, ascesa istantanea e poi abbiamo una terza ultimate, ebbene sì ragazzi, Destructive Rage. E poi abbiamo la super anima. Con Jiren Full Power Dio della Distruzione abbiamo Destructive Full Power Impact, Destructive Impact Player, Instant Destruction, Explosive Power Slash, Eternal Fire o Eternal Destruction. Questa dobbiamo studiarcela un attimino dopo mentre lo proviamo. Poi abbiamo Destructive Power Rush, Destructive Power Wave e Destructive Power Wall. Ci aspetta uno showcase mica male, eh? Allora, prima di cominciare io vi invito a spolliciare a più non posso per il video. Alla fine dell'episodio mi raccomando ricordatevi di farmi sapere quale tra le due mod, quindi tra Jiren Full Power Dio della Distruzione o Broly Full Power Dio della Distruzione, è la vostra mod preferita. Mi raccomando ragazzi, ci conto. E se non siete ancora iscritti al canale, amici miei, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, adesso li proverò entrambi in allenamento e poi magari farò una battaglia con ciascuno dei due personaggi. Allora, partiamo subito, Jiren e Broly. E li proviamo qua nell'arena del Torneo del Potere. Allora, siamo pronti, sempre la solita storia, mettiamo a posto la fotocamera. Gira incazzutissimo ragazzi, mamma mia. Perfetto. Vediamo Broly. Mamma mia. Allora, vediamo subito il moveset. Quadrato. Wow, bella. Rivediamola. Ah, porca. Dove sei, Jiren? Eccolo. Mamma mia! Con la Kai pronto! Poi abbiamo triangolo. Wow! Si vedeva meglio con un personaggio un po' più piccolo. Jiren è un po' gigante, diciamo. Comunque fa l'attacco con gli occhi. Mamma mia! Devastante! E questo ti distrugge tutti i partecipanti al Torneo del Potere da solo. Già lo faceva di suo da normale. Pensate in questa versione. Diamo le combo. Ok. Ah, basta così, va bene. La presa.
Wow! Spettacolo! Mamma mia! E ora ragazzi, dopo aver visto le sferette, arriviamo alla parte più bella dello showcase. Le tecniche. Allora abbiamo Destructive Full Power Impact. Oh, quindi fa il doppio attacco. Fa così e se torna a premere triangolo fa anche questa. Bellissima. Che poi sarebbe l'onda energetica alla massima potenza. Così e se non premo niente. Se invece torno a premere... Wow. Povero Broly, lo stiamo bullizzando praticamente. Destructive Impact Flare. Wow, bellissima. Wow, mamma mia. Anche qui, se torniamo a cliccare quadrato. Porca miseria. Mamma mia, allucinante. Guardate che brutto. Va bene. E siamo appena al secondo, alla seconda tecnica speciale. Instant Destruction. No, qua non fa niente invece. Ok, fa solo quella, va bene. Questa era Explosive Power Slash. Ah, gli distrugge il vigore proprio, lo spazza via. Cioè, mamma mia, ma quanto è cazzutissimo sto personaggio. Vediamo se riesco a alloccarlo bene. Oh mamma mia, non vorrei essere il suo avversario. Non fa un altro attacco. No, ho sbagliato tasto, scusate. Attacco sbagliato. No, no, fa solo quello, ok. Passiamo ora agli attacchi finali. Allora, il primo vorrei fare una cosa. Mettiamo aura normale. Vediamo di utilizzarla il più possibile. Certo, mi aspettavo qualcosa di più, va bene dai. Facciamo Eternal Fire, Eternal Destruction. Ok, cioè continua all'infinito? Veramente? Ma guardatelo, l'attacco resta qui. Ah giusto, non posso ricaricarmi la salute. Ok, senza limiti. Vediamo la seconda ultimate. Poi torniamo a Eternal Destruction. Praticamente quello che vi ho mostrato un attimo fa era Eternal Fire. Adesso, cioè dopo, al massimo dell'aura utilizzerò Eternal Destruction, che dovrebbe praticamente disintegrare l'avversario. Allora andiamo del Destructive Power Rush. Devastante ragazzi, devastante. Destructive Power Wall. Wow. Cavolo, è finito l'attacco. Bellissimo. Il potere della Kai che viene... praticamente utilizzato come muro. Mi dispiace Broly. Mamma mia. Ora l'ultima Destructive Power Wave. Ah, è la barriera, ok. L'evasivo ovviamente. E l'ho mancato. Spettacolare ragazzi, spettacolare. Allora,
devo mostrarvi ancora l'ultima, Eternal Destruction. Non c'è più! Broly è scomparso! Mamma mia! Ok, riavvia. Non c'è! Broly? Ok, mi tocca riselezionare i personaggi. Allora, eccoci qua ragazzi. Adesso tocca a Broly, full power, dio della distruzione. Amici miei, andiamo subito a mettere a posto la fotocamera, un secondino. Ma quanto spacchi, mamma mia. Allora, a parte che è gigantesco rispetto a Jiren. Oh, una roba assurda. Vabbè. Allora, vediamo il moveset, quadrato. Ok, triangolo. Mamma mia. Allora, una cosa che volevo dirvi subito, prima di dimenticarmi di nuovo. Il moveset di base è quello che hanno di base i personaggi nelle loro rispettive versioni. Però c'è qualche modifica, come prima Jiren che lanciava la sfera Kai e Broly che fa anche lui la sfera viola. Tutto qua. Ok, vediamo la combo. Ok. Lo ammetto, preferisco Jiren per ora. Vediamo. Boh, le sferette. Peccato, speravo fossero viola. Allora abbiamo la carica gigante. Che ammetto che speravo fosse viola. Vabbè. Destructive Shell. Ok, Destructive, ok, Fissure. Ok, alla fin fine è una Kai normale. Oh, la carica massima. E va bene. Allora abbiamo, adesso vi farò vedere prima l'evasiva, che è l'ascesa istantanea. Ok. Destructive Meteor. Che cavolo era? Ah, ok. Bisogna essere più vicini, mamma mia che danno gli ho fatto. Pensavo peggio, ma a parte questo. Destructive Roar. Mamma mia! Niente a che vedere con gli attacchi di Jiren, però, eh. Ok. E ultima, ma non ultima, Destructive Rage. Ok, ok, c'è qualcosa di nuovo, questa mi piace. Finirà? Ok, vediamo se riesco ad andare più vicino. Sì, alla fine è quella che usa contro Goku Super Saiyan Blue durante il film, solo che la era verde. Oh, qua. Fatta bene da vicino, toglie un casino. Mamma mia, l'ha ucciso. Epico, epico ragazzi. Epici entrambe le mod. Veramente, bellissime. Adesso andiamo a provarle in combattimento e ragazzi non vedo l'ora. Eccoci qua ragazzi con la prima battaglia nella quale vedremo Jiren, full power, dio della distruzione, versus Veget o Vegito Super Saiyan Blue. Ho paura che lo scontro non durerà parecchio, anzi. Più che altro è un peccato che non posso ricaricarmi. Forse è meglio che mi faccio colpire anche un po'. No, 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 è stato troppo breve, ragazzi. Voglio un'altra battaglia.
Eccoci qua con la seconda battaglia, ragazzi. Questa volta affronteremo Gogeta Super Saiyan 4. Vediamo di non farci prendere la mano. Oh oh. Ok, posso farcela, non ucciderlo subito. Ah, porca. Mamma mia, bellissima. No, l'ho mancato. Sai, io sto cercando di risparmiarti la vita il più possibile, ma tu mi stai proprio stressando. Oh, porca. No, l'ho mancato. Vediamo. L'ho mancato di nuovo. Magari se lanci quell'attacco prima che mi attacchi lui. Ragazzi, mi ha stancato. Non ho aura. Vabbè, pigniamolo così. E porca. Bene ragazzi, abbiamo visto Jiren, ora passiamo a Broly. Speriamo che i combattimenti durino di più. Eccoci qua con la terza battaglia, nella quale affronteremo Gogeta Super Saiyan Blue con Broly nella sua versione Full Power Dio della Distruzione. Ma sì, va bene. Parisci! Ah, l'ho mancato! Di nuovo! Ok, l'ho colpito. Allora. Ok. Gli sto lanciando addosso tutto quello che posso lanciargli. Cacchio, è già morto. No. Vabbè. Allora, comunque avete già visto cosa possono fare queste mod durante la modalità foto barra allenamento. Quindi io spero che comunque il video vi sia piaciuto. E anche soprattutto le mod. Vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio, mi raccomando ragazzi, ci conto, e ricordatevi, come vi ho già detto all'inizio, di commentare, di lasciare un commento per farmi sapere qual è tra le due la vostra mod preferita, mi raccomando ragazzi, e troverete i link per le mod sempre come al solito nella descrizione del video, insieme agli altri video che vi ho detto troverete anche i link per gli altri video del modder. E se non siete ancora iscritti, ragazzi miei, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi video. Grazie ancora ragazzi, noi ci risentiamo al mio prossimo episodio. Ciao ciao e grazie!